La chiesa di Santa Maria delle Grazie è situata in Basilicata, ai piedi del Pollino, a Castelluccio Inferiore, in provincia di Potenza. Sorta come cappella del convento dei padri minori osservanti che nella seconda metà dell'Ottocento prese, per devozione popolare, il nome di Sant'Antonio. Il convento fu fondato nel 1573 e sottoposto alla regola dei minimi, di San Francesco di Paola. Il vescovo di Cassano, Giovan Battista Serbelloni, concesse l'assenso per la sua fondazione, che fu resa valida da un'autorizzazione pontificia del 1579. Il 5 gennaio 1581 prese il nome di Santa Maria delle Grazie dopo qualche anno Natività della Vergine. Il convento fu soppresso nel 1807, durante il regno di Giuseppe Bonaparte e ripristinato nel 1817, con la restaurazione borbonica. Fu definitivamente chiuso nel 1866, qualche anno dopo l'Unità d'Italia, e divenne proprietà comunale. Il complesso conventuale dopo l'allontanamento dei frati, venne utilizzato in vari modi, completamente diversi dalla sua fondazione. Poi seguì un lungo periodo di abbandono e degrado. Negli anni Ottanta fu sottoposto ad un radicale restauro, e nel 1998 è diventato sede del comune di Castelluccio Inferiore. L'edificio si sviluppa intorno al chiostro quadrangolare, costituito da un duplice ordine di arcate su pilastri. Gli ambienti al piano terreno erano di uso comune. Al piano superiore vi erano le celle e l'appartamento del priore. Il convento era uno dei più importanti del territorio ed era un faro di cultura e di fede per la Basilicata e la Calabria settentrionale. Era fornito da una ricca biblioteca, dispersa e saccheggiata durante l'occupazione militare francese del 1806, che interessò anche la chiesa.